Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso internazionale per strumenti a fiato Città di Fano, organizzato dall'Associazione Culturale Arte e Musica del maestro Sauro Nicoletti in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. Al bando del concorso, dedicato ai clarinettisti di età comprese tra i 15 e i 35 anni, hanno aderito musicisti da tutta Italia ed addirittura dall'estero. È stata una prima edizione che ci ha sorpreso in positivo, non solo per la grande partecipazione, ma per il livello dei concorrenti davvero di ottima qualità, ha affermato il maestro Sauro Nicoletti. Io questo progetto ce l'avevo nella testa già da un po' di anni, però non era facile realizzarlo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo, proprio in generale, non era così facile. Poi alla fine, insomma, la Fondazione mi ha dato una grossa mano, anzi direi che tutti i meriti sono della Fondazione, perché poi queste cose ci vogliono i danari, come si dice, certo, per farle. Sì. E abbiamo messo mano a questa cosa con tanta passione, con tanta volontà, e io penso di aver fatto una bella cosa, aver creato veramente un qualcosa di importante, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista turistico, perché sono arrivati tanti ragazzi a Fano e tutti mi hanno detto quanto è bella questa città e ci tornerò. E quindi questo è un piccolo monumento che abbiamo creato a Fano e speriamo di poterlo continuare anche negli anni futuri. Le domande di partecipazione inviate sono state 33 e sono state selezionate da un'apposita giuria, la quale ha scelto 16 concorrenti che si sono esibiti dal vivo alla Pinacoteca di San Domenico a Fano il 17 e 18 settembre scorsi. Di tutti i concorrenti sono stati 4 i vincitori a salire sul podio, di cui 3 secondi a pari merito: il 29enne Giacomo Arfacchia di Domodossola, la 20enne Maria Laura De Riu di Cagliari e la 18enne Francesca Bolognesi, anche lei di Domodossola. Il primo premio è andato al 27enne Lucio Brancati di Roma. In generale ho fatto un po' di concorsi, devo dire, e l'adrenalina in quasi tutti i concorsi c'è sempre. Dobbiamo cercare di far musica e nello stesso tempo controllare il nostro stato d'animo, cercando di arrivare il più possibile al pubblico. Il consiglio base che posso dare è studiare con tanta tenacia, dedizione. Io sono sicuro che col sacrificio, con lo studio, si arriva ai propri obiettivi. E ne posso essere una testimonianza, perché non è il primo concorso che vinco da primo premio, ma altri 2, quindi sono sicuro che con la dedizione, tenacia, costanza si possa andare avanti.